Ciao, sono Zane di Turbolab.it. In questo breve video parleremo di Basic Attention Token, un nuovo progetto molto interessante che unisce un browser Brave basato su Chrome, ma completamente nuovo, ad un'iniziativa che mira a retribuire chi pubblica contenuti online senza bisogno di propinare tonnellate di pubblicità ai propri visitatori. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Iniziamo descrivendo che problema mira a risolvere Basic Attention Token. Innanzitutto dobbiamo dire che la pubblicità online è uno dei pilastri portanti di tutti i servizi gratuiti. Infatti, il ciclo di attribuzione del valore era una volta molto semplice, ovvero c'erano dei produttori di prodotti, di servizi interessati a fare pubblicità per vendere questi prodotti o servizi, dove la facevano? Sui siti web che pubblicavano contenuti. In questo modo il gestore del sito web poteva proporre i propri contenuti gratuitamente mostrando insieme la pubblicità del prodotto dell'inserzionista che lo aveva pagato. In questo modo si creava appunto una catena di valore che consentiva a chi gestiva il sito web di proporre gratuitamente i propri contenuti perché erano già stati pagati dalla pubblicità. Quindi i soggetti coinvolti sostanzialmente erano il gestore del sito internet, quello che proponeva appunto i contenuti, il produttore, cioè quello che faceva i prodotti e andava a fare da inserzionista sui siti web, e gli utenti che appunto visualizzavano questa pubblicità e, si spera, compravano i prodotti pubblicizzati. Tutto bello, tutto molto semplice, fino a quando non sono arrivati gli intermediari, ovvero dei soggetti che si occupano di gestire appunto il percorso del denaro tra l'inserzionista, quindi chi prepara i prodotti che deve fare, a cui deve fare pubblicità, e il sito web che deve appunto mostrare le pubblicità. Qui in mezzo si sono inseriti una serie di soggetti più o meno infinita, cioè da chi si occupa di semplicemente gestire il network, quindi gestire il sistema pubblicitario, ad una serie di altre figure creative veramente infinita. Che cosa è successo? Che per una serie di logiche distorte, di mercato, di abuso di posizione dominante, per una serie di motivi, è finito che gli intermediari si prendono la maggior parte del valore, si mangiano la maggior parte del denaro e effettivamente al gestore del sito web rimane sempre di meno. Questi intermediari cosa hanno fatto? Hanno scoperto che questa macchina è una macchina veramente per creare denaro e quindi hanno reso il processo sempre più difficile, sempre più articolato, inserendo anche una serie di script per tracciare il comportamento degli utenti, mostrare loro sempre più pubblicità mirata e quindi sempre più efficace per fare ancora più soldi di quelli che già non facevano. Il risultato è che molti utenti si sono stancati e hanno iniziato ad utilizzare massivamente le soluzioni di adblock, appunto, che conosciamo e bloccano la pubblicità all'interno dei siti web. Il problema è che questo sta uccidendo l'editoria online, perché se non vengono visualizzate le pubblicità, i gestori dei siti web non fanno alcun profitto e se non fanno alcun profitto sul lungo andare, dovranno chiudere perché non hanno più i mezzi per mantenersi e per pagare le spese vive di gestione del progetto. Niente pubblicità, niente soldi per il sito. Non è sostenibile. La percentuale di utenti che usa adblock sta crescendo via via ed è sempre più elevata appunto perché gli intermediari hanno comportamenti sempre più aggressivi ed ecco che i soldi che ricevono effettivamente i gestori dei siti precipitano. È in questo scenario preoccupante che si inseriscono i ragazzi di Basic Attention Token. Che cosa vogliono fare? Semplicemente creare un mercato decentralizzato, quindi una piattaforma che metta in comunicazione in modo più o meno automatico l'inserzionista, quindi chi produce prodotti o servizi e vuole fare pubblicità, e i gestori dei siti web, senza che vi sia nessuno in mezzo, quindi un ritorno alle origini, se vogliamo. Questo cosa significa? Che la maggior parte di denaro, la maggior parte del valore che veniva prima mangiata appunto dagli intermediari sparisce perché semplicemente i soldi vanno nella direzione
dal produttore fino al webmaster, ed ecco che il webmaster ci può mettere in tasca molto più denaro. C'è anche un incentivo per gli utenti, quindi anche gli utenti che visualizzano la pubblicità all'interno del proprio browser ricevono un compenso. In questo modo si mira appunto a disincentivare l'installazione di soluzioni di adblock da parte dell'utente. In che modo avviene comunque la visualizzazione della pubblicità? La maggior parte della complessità rimane all'interno del browser web stesso, quindi sul PC dell'utente. In questo modo non è più necessario infarcire le pubblicità di migliaia di script di tracciamento, perché, ripeto, è il browser dell'utente sulla macchina locale, quindi completa privacy, che si occupa di gestire la maggior parte dell'elaborazione e della visualizzazione della pubblicità. Vengono i dati inviati al server pubblicitario, sono sempre anonimizzati, aggregati, e non c'è niente di veramente preoccupante per l'utente. Una parte importante dell'appeal del progetto Basic Attention Token è indubbiamente il suo fondatore. Si tratta infatti di Brendan Eich, che è l'inventore di JavaScript stesso, quindi uno veramente dei padri fondatori di Internet. La tecnologia JavaScript è quella che consente di utilizzare le web application all'interno del browser, come facciamo tutti quanti oggi. Al di là di questo, lo stesso Eich ha fondato anche Mozilla, che è appunto la fondazione che presiede allo sviluppo del browser web Firefox. Quindi diciamo Brendan Eich, un grandissimo personaggio, è il capo appunto di Basic Attention Token. Ha alle spalle un team altrettanto interessante, ho dato una rapida occhiata ai loro profili e sono sicuramente tutte persone di un certo spessore e di un certo profilo, quindi che il fatto che la società sia solida e che non si tratti di una truffa è assolutamente in dubbio. Ma torniamo a Basic Attention Token. La piattaforma ha un token di utilità, ovvero come si pagano i servizi, come si paga la pubblicità, tramite un gettone, un token appunto, che si chiama BAT. Si compra e si vende sugli exchange specializzati. Una volta che lo si possiede, è possibile appunto pagare i servizi pubblicitari. D'altro canto, c'è un meccanismo, una piattaforma dietro, che consente di convertire automaticamente i BAT che ricevono i webmaster in denaro. Quindi chi gestisce i servizi web non riceve BAT, ma riceve direttamente denaro. Quindi una buona soluzione di automatizzazione. Mi aspetto che in questo momento sia necessario concretamente comprare BAT sugli exchange da parte di chi è interessato, ma certamente in un secondo momento verrà rimosso anche questa parte di complessità, in cui semplicemente gli utenti potranno andare su un sito e mettere il numero di carta di credito e pagare direttamente con la carta di credito. Si occuperà il sistema in modo più o meno invisibile di convertire il denaro che c'è sulla carta in token BAT. Ma questo è un altro passo. La parte importante, quello che vogliamo riassumere come concetto, è che appunto il gettone BAT è un token di utilità che serve appunto per pagare la pubblicità. Affinché Basic Attention Token possa funzionare, bisogna utilizzare un browser specifico. Si chiama appunto Brave, dicevamo prima, è un derivato da Chromium, quindi la stessa base di codice open source che già sospinge Google Chrome, ed è un progetto piuttosto interessante. Io l'ho provato, l'ho installato sul mio PC Windows, ma è disponibile anche per Mac, Linux e Android e iOS, quindi per tutte le piattaforme principali. Ha un'interfaccia pulita, mi è piaciuto molto, è piuttosto veloce, ci sono un sacco di funzionalità interessanti, oltre al fatto appunto che ha un meccanismo di blocco della pubblicità integrato, che consente appunto di bloccare preventivamente tutta la pubblicità, a meno che appunto non siamo noi esplicitamente a fare opt-in, quindi a impostare che vogliamo ricevere la pubblicità. Che vantaggio abbiamo noi utenti, noi visitatori, che riceviamo una parte dei token BAT, appunto dicevamo prima, che hanno pagato gli inserzionisti, quindi anche noi utenti riceviamo comunque un compenso per guardare la pubblicità. Questo appunto è un disincentivo a utilizzare delle soluzioni di blocco. Il browser è piuttosto interessante, dicevo, si scarica gratuitamente. In questo momento Basic Attention Token ha lanciato un'iniziativa che retribuisce gli utenti in token BAT per spingere il browser Brave, quindi se cliccate il link che trovate qua sotto nei commenti potrete raggiungere la pagina di scaricamento del browser e permettermi di guadagnare qualche token BAT. Grazie in anticipo se lo farete. Se non volete farmi guadagnare non c'è nessun problema, potete raggiungere direttamente il browser
alla pagina di scaricamento cercando semplicemente Brave Browser su Google. Dicevamo poco fa, BAT è un gettone di utilità, consente appunto di pagare i servizi sulla rete di Basic Attention Token, però può essere anche un'opportunità interessante per i cripto investitori, quindi chi investe in criptovalute. Si può pensare appunto di acquistare un po' di monete BAT per rivenderle fra qualche anno in caso effettivamente siano cresciute di valore. Perché questo accada, sarà necessario probabilmente che ci sia un'adozione su larga scala della piattaforma Basic Attention Token. Valutate, può essere un buon investimento. Dove acquistare i gettoni BAT? Siamo fortunati perché sono disponibili su Binance, quindi possiamo seguire il link che trovate sempre qua sotto e acquistare i gettoni BAT tramite il solito iter che utilizziamo per gestire le criptovalute. Una volta che abbiamo acquistato i gettoni BAT, mi raccomando, non lasciateli sugli exchange, perché come ho detto tante volte, in caso subiscano un crack perderemo tutti i denari che abbiamo messo lì sopra, ma spostiamoli su un portafoglio sul nostro computer locale. Quale scegliere? Basic Attention Token è supportato nativamente dall'ottimo Exodus, che io consiglio come prima soluzione. In alternativa, poiché si tratta di un token ERC20 ERC20 compatibile con standard Ethereum, possiamo conservarlo in qualsiasi wallet adatto appunto a Ethereum. In particolare My Ether Wallet è un'ottima soluzione per chi non voglia utilizzare Exodus. Veniamo alla conclusione del video e diciamo: Basic Attention Token è un buon progetto sul quale investire per guadagnare? Vi premetto che io sono un creatore di contenuti non professionista, nel senso che faccio questa attività nel tempo libero, di giorno faccio tutt'altro, però comunque da persona che crea contenuti per il web, il fatto che gli utenti blocchino la pubblicità è un problema che avverto in prima persona. Allo stesso tempo, come ho detto più volte, sono io stesso che installo i programmi di adblock su tutti i miei device perché non voglio essere tempestato di pubblicità, quindi vivo in una situazione di dualismo un pochino pressante e che francamente non mi piace per niente. Da un lato infatti capisco l'importanza per i siti web di guadagnare tramite la pubblicità, dall'altro io stesso blocco la pubblicità, quindi c'è qualcosa che non va in questo meccanismo. Vorrei tantissimo quindi che il meccanismo messo in piedi da Basic Attention Token decollasse davvero, sia come investitore, quindi sia come persona che sta guardando il progetto come possibilità di investimento, ma anche da utente e da webmaster. Quindi su tutti i punti di vista spero davvero che il progetto Basic Attention Token decolli. Ciò premesso, francamente sono estremamente scettico che questo progetto possa andare da qualche parte sul lungo periodo. Vi dico subito perché: la richiesta di installare un browser specifico è semplicemente troppo limitante. Ora, quelli di Basic Attention Token non divulgano numeri esatti su quale sia la percentuale di download, la percentuale di mercato browser che il loro Brave abbia ottenuto, però fatemi dire, mi aspetto che sia veramente bassissima, sotto l'1% del traffico mondiale. Tra l'altro Brave si va a inserire in un mercato che è affollatissimo, perché sicuramente ci sono Chrome, Firefox, Microsoft con il suo Edge, ottimo browser, molto veloce e molto buono, ma che sta facendo fatica, nonostante sia integrato in Windows 10, a guadagnare quote di mercato. Quindi già questa ce la dice lunga su quanto sia difficile per ogni programma di questo tipo strappare dei consensi. Poi ci sono Vivaldi, Opera, ce ne sono un milione di browser. Brave si getta in questa arena con sicuramente un'interfaccia gradevole, un buon numero di funzionalità, l'ad block integrato, per l'amor di Dio, è un ottimo browser, ma ce ne sono già un milione. Io spero che Brendan Eich non stia sperando di fare quello che ha fatto con Firefox. Infatti con Firefox 1.0, le versioni precedenti, le 09 e 08, quando arrivarono sul mercato, il browser più diffuso era Internet Explorer 6. Non mi ci fate pensare, una vera e propria schifezza dalla quale gli utenti non vedevano l'ora di scappare. Oggi la soluzione è molto diversa. Brendan Eich lancia Brave, ottimo browser, ma non è che gli utenti non siano contenti di Google Chrome. La maggior parte delle persone ci si trovano bene, o comunque, se non gli piace Google Chrome, possono comunque spostarsi su Firefox, su Microsoft Edge, su una delle già tante altre alternative che ci sono. Quindi già il prodotto principale è molto buono, alternative ce ne sono tantissime, fatico a vedere un motivo per cui gli utenti vadano a cercare e scaricarsi proprio Brave. Certo, c'è l'aspetto del blocco della pubblicità integrato, della privacy,
di bloccare tutti i tracciamenti, sicuramente molto interessante, ma la percentuale di utenti effettivamente interessata a questo tipo di opzioni è molto bassa. E poi diciamocelo fuori dai denti, installando una soluzione di Adblock, ecco che abbiamo replicato la maggior parte delle caratteristiche distintive di Brave sul browser che già utilizziamo. Quindi fatico ad immaginare che Brave guadagni quote di mercato importanti. Questo è un problema perché, come ben sa chi si occupa di pubblicità, è sui grandi numeri che si muove tutta l'operazione e tutto il flusso del denaro. Infatti, per ogni visualizzazione di pagina, per ogni click, i webmaster guadagnano veramente poco. Stiamo parlando di pochi cent di euro, pochi cent di dollaro. Quindi, perché questo meccanismo possa essere possa stare in piedi, possa portare veramente un valore, è necessario che vi siano tantissimi utenti che accedono ai siti e che guardino i contenuti prodotti, perché altrimenti non si fa volume, non si va da nessuna parte. Brave in questo momento non ha questa possibilità e quindi è un bel problema. Fatemi dire che se anche un domani dovessero inventarsi la possibilità di installare un'estensione all'interno dei vari browser per abilitare le funzionalità Brave, rimarrei molto scettico, perché comunque sarebbe necessario un intervento manuale da parte dell'utente che si vada esplicitamente ad installare qualcosa. Non lo vedo come qualcosa di fattibile sulla scala necessaria perché il progetto possa funzionare a livello di visualizzazione della pubblicità e a livello economico e di retribuzione. Perché il modello di Basic Attention Token possa funzionare, secondo me sarebbe necessario implementare tutto quanto tramite JavaScript, quindi visualizzare tutto il sistema del pubblicitario, della piattaforma tramite JavaScript. In questo modo sarebbe immediatamente compatibile con tutti i browser in circolazione, ecco che le pubblicità erogate tramite la soluzione Basic Attention Token potrebbero essere visualizzate da tutti gli utenti senza richiedere loro di installare un altro programma. Questo secondo me sarebbe un cambio di paradigma rispetto alla proposizione attuale completamente diverso e che mi farebbe rivalutare questa possibilità. Rivalutare, ci tengo a dire, fino a un certo punto, perché comunque se pensiamo che gli intermediari che abbiamo citato, vi sono nomi enormi come Facebook, come Google e vi sono comunque una marea di aziende che campano appunto facendo intermediazione fra inserzionista e sito web, tutto questo mercato andrebbe a rivoltarsi e a lottare con i denti e con le unghie per non farsi strappare quote di mercato da Brave, quindi ci sarebbe una resistenza enorme. Quindi sostanzialmente stiamo parlando di mettersi contro Google e Facebook, francamente non la vedo come una battaglia che qualcuno può vincere, anche perché se guardiamo i dati, Google e Facebook stanno appunto facendo la parte dei leoni, guadagnando addirittura Google il 54% della crescita durante l'anno 2016. L'ultimo dato disponibile è un po' vecchiotto, ma comunque ci dà la possibilità di capire che il 54% della crescita se l'è mangiato Google in crescita pubblicitaria. Facebook si è mangiato, accidenti a questa maledetta luce, un altro 45%, quindi capite che 54 più 45, lo spazio di crescita per l'inserzione pubblicitaria online per tutti gli altri che non sono questi due colossi è veramente molto risicato. Se pensiamo che stiamo parlando di miliardi di dollari, queste aziende non si faranno scappare la loro gallinella dalle uova d'oro. Ad ogni modo, della soluzione tramite JavaScript nel white paper non se ne parla assolutamente, è una mia personalissima opinione che tra l'altro ci tengo a dire non è campata su nessun dato tecnico, quindi non so neanche se sia possibile concretamente implementare tutte le complessità della piattaforma Basic Attention Token tramite JavaScript. Potrebbe essere semplicemente una soluzione, se fattibile, da esplorare. Nel white paper non si parla appunto di JavaScript, si parla però di trasformare tutta la piattaforma Basic Attention Token in uno standard web, quindi diciamo in qualcosa che similmente all'HTML dovrebbe essere supportato da tutti i browser perché possono interagire con il web. Ci sono appunto degli organismi preposti alla standardizzazione del web, mi aspetto che Brendan Eich appunto con i suoi legami con Mozilla Foundation, che mi aspetto che comunque abbia comunque un peso all'interno di questi organi che possono stabilire di appunto accettare eventualmente Basic Attention Token come standard web, ma stiamo comunque parlando di un processo difficile che andrà avanti con il tempo e nel quale di nuovo mi aspetto che Google si opporrebbe con tutte le forze per i motivi che ci siamo già detti.
Quindi, Basic Attention Token è un progetto interessante sul quale investire. Francamente spero con tutto il cuore che abbiano successo, ma in questo momento io ho deciso di starne fuori. Da Zdane di Turbolab.it è tutto, come sempre se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace qui sotto, per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video ricorda anche di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi sempre qui sotto e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao!